Abbiamo ottenuto un parziale primo risultato nel decreto Cura Italia, uno stanziamento da 300 milioni. Questo è stato possibile grazie alla solidarietà di 2 milioni e 300 mila professionisti per un totale di 27 ordini professionali che, sotto il cappello del Comitato Unico delle Professioni, hanno tirato per la giacca il governo fino all'ultimo perché si ricordasse di noi professionisti. A parlarne è Davide Lazzari, presidente del CNOP, facendo riferimento all'articolo 44 sul fondo reddito di ultima istanza inserito nel decreto Cura Italia. Noi ci siamo mossi fin da subito sollecitando tutti gli altri ordini, quindi una solidarietà di 2 milioni e 300 mila professionisti, 27 ordini professionali. C'è un comitato che ci raccoglie, di cui il CNOP fa parte, che si chiama CUP, Comitato Unico delle Professioni. Ci siamo mossi insieme fino a ieri, l'ultima nostra nota al Presidente del Consiglio era di ieri sera, quindi abbiamo cercato di tirare per la giacca il governo in tutti i modi perché si ricordi dei professionisti, però dovremmo lavorare adesso in Parlamento perché nella conversione ci siano ovviamente norme più ampie, più c'è una possibilità di accesso al bonus per il babysitter di 600 euro. In più devo dire che noi stiamo lavorando anche con la cassa di previdenza degli psicologi LEMPAP affinché LEMPAP possa adottare tutte le misure straordinarie per il sostegno ai propri iscritti. Il servizio terapeutico del Lido si rafforza per aiutare le famiglie con bambini che hanno delle problematiche e per supportare gli adolescenti che stanno vivendo dei disagi in questa emergenza coronavirus. È a disposizione infatti sia uno sportello clinico sul portale del Lido destinato ai bambini e gestito da una macro equipe multidisciplinare formata da psicoterapeuti, medici e logopedisti, che uno sportello di supporto psicologico dedicato agli adolescenti sul sito diregiovani.it gestito da un'altra equipe di 30 psicoterapeuti IDO. Il portale Dire Giovani già da diversi anni si era dotato di uno sportello di ascolto e di uno spazio online dedicato alle problematiche dei ragazzi. Ogni giorno arrivano circa 7.000 richieste di informazione e di aiuto da parte dei giovani, precisa Federico Bianchi di Castelbianco, direttore del Lido. Lo sportello su Dire Giovani c'è sempre stato e continuerà ad esserci perché ha una richiesta quotidiana così numerosa che è impossibile togliere. Per quanto riguarda lo sportello clinico su quello dell'istituto, vedremo da come andranno le richieste. Certo, se la richiesta si manterrà alta come sta avvenendo, facilmente sarà mantenuto, perché abbiamo visto che ha la sua funzione e quindi è corretto mantenerlo. Il mondo sottosopra? Sembra proprio così se si analizzano le contraddizioni che il coronavirus sta facendo emergere sul piano psicologico. L'aspetto del panico è molto forte e c'è un aumento dell'ipocondria, ma i pazienti che già seguono un percorso psicoterapeutico o analitico reagiscono meglio e vivono di meno il disagio psicologico in questa fase di emergenza. A dirlo è Ferdinando Testa, psicoanalista junghiano del CIPA. Però c'è questa strana contraddizione, non c'è un peggioramento dei pazienti in terapia perché c'è un'attivazione delle risorse sane che il percorso terapeutico fatto da diverso tempo ha slatentizzato. Chi fa la terapia, quantomeno attraverso il confronto con l'analista, con il terapeuta, ha un contenitore interno, è abituato alla democrazia del dialogo, è abituato al senso della responsabilità, perché l'analista diciamo sta vicino alla sofferenza del paziente e l'analista è in grado, ha il compito di immaginare ciò che il paziente non riesce a immaginare. Certo. Quindi sotto questo punto di vista l'analisi, la psicoterapia in generale diventa come dire un'educazione all'inconscio e quindi anche a tollerare la dimensione dell'ignoto, che è il vero tallone d'Achille di tutti quanti noi. La convivenza forzata può essere dirompente nella coppia. Molte non reggono se ci sono problemi importanti e seri che covano sotto la cenere. Lo dichiara alla Dire
Chiara Simonelli, docente di psicologia dello sviluppo sessuale dell'Università La Sapienza di Roma, evidenziando i pericoli nelle coppie di lungo corso. Nel caso in cui invece sia una coppia di lungo corso con delle ruggini, delle problematiche, delle differenze di visione su come vanno fatte le cose, qualsiasi esse siano, la gestione economica, la gestione della casa, la gestione dei figli, questo naturalmente richiede, come dire, delle risorse, delle capacità di comunicazione che spesso le persone non solo non hanno, ma non hanno la pazienza, la capacità di tollerare oltre misura invece quello che viene vissuto come un attacco personale. Negli ultimi 2 anni il 20% dei ragazzi in più viene a raccontare allo sportello di ascolto di aver scoperto il tradimento di uno dei due genitori. La cosa grave è che i ragazzi lo scoprono attraverso chat e messaggi sul telefonino o sui canali social dei propri genitori. Lo dichiara Flavia Ferrazzoli, psicologa e psicoterapeuta del Lido, coordinatrice degli sportelli di ascolto di Roma e provincia. Il fenomeno è importante e crea un disagio veramente grande, perché pone i ragazzi profondamente in crisi, A, rispetto alla genitorialità, B, al tradimento anche da parte loro dei genitori, quindi uno dei loro quesiti principali è: cosa devo fare? Lo devo dire a mamma? Non lo devo dire? Lo devo dire a papà? Non lo devo dire? E questo ovviamente porta con sé una serie di tematiche alquanto angoscianti e frustranti, e sicuramente pone le basi anche per una difficile relazione futura con il proprio partner. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.